Amen. Chi desidera seguire la lettura può aprire la propria Bibbia in Giovanni 5. Santo sei. Giovanni 5, i primi 15 versetti, Evangelo di Giovanni, ovviamente. E come sempre leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Dopo queste cose v'era una festa dei giudei, non lo dice, ma è la Pasqua, e Gesù salì in Gerusalemme. Ora in Gerusalemme, presso della porta delle pecore, v'è una piscina, detta in ebreo Betesda, casa di misericordia, che ha cinque portici. In essi giaceva grande moltitudine di infermi, di ciechi, di zoppi, e aspettavano il movimento dell'acqua, perciò che di tempo in tempo un angelo scendeva nella piscina e intorbidiva l'acqua. Il primo che vi entrava dopo questo intorbimento era sanato di qualsiasi malattia egli fosse affetto. Ora quivi vi era un certo uomo che era stato infermo da 38 anni. Gesù, veduto costui giacere e sapendo che già da lungo tempo era stato infermo, egli disse: "Vuoi tu essere sanato?" L'infermo gli rispose: "Signore, io non ho alcuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è intorbidita, e quando io vengo, un altro vi scende prima di me." Gesù gli disse: "Levati, togli il tuo letticello e cammina." E in quello istante quell'uomo fu sanato, tolse il suo letticello e camminava. Ora in quel giorno era sabato, onde i giudei dissero a colui che era stato sanato: "Egli è sabato, non ti è lecito di togliere il tuo letticello." Egli rispose loro: "Colui che mi ha sanato mi ha detto: togli il tuo letticello e cammina." Ed essi gli domandarono: "Chi è quell'uomo che ti ha detto: togli il tuo letticello e cammina?" Ora colui che era stato sanato non sapeva chi esso fosse, perciò che Gesù si era sottratto dalla moltitudine che era in quel luogo. Di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco, tu sei stato sanato, non peccare più, che peggio non ti avvenga." Quell'uomo se ne andò e rapportò ai giudei che Gesù era quello che l'aveva sanato. Amen. Una parola molto commovente. In questi pochi versi si racchiude tutto l'Evangelo di Gesù Cristo, si racchiude la fede, si racchiude cosa significa entrare nella fede e vi è anche scritto cosa implica camminare nella fede. Tutto è scritto qua. Tutto, non manca niente, basta indagare. È scritto nel libro dei Proverbi, nei primi capitoli, che in questo libro vi si trovano allegorie, simboli, simbolismi per poter comunicare tramite dei simboli, tramite delle allegorie, le grandi verità presenti nel mondo spirituale e presenti anche nel terzo cielo. In questo passo cominciamo a leggere che dopo queste cose vi era una festa dei giudei, cioè la Pasqua, e quindi Gesù, come ogni ebreo osservante, perché Gesù viveva l'ebraismo, metteva in pratica la legge, non la parte sacrificale. Quando lui comincia il suo ministero, non vediamo che Gesù sacrificasse animali o agnelli, perché lui era il sacrificio, quella no, ma tutto il resto Gesù osservava la parola di Dio, e la parola di Dio ordinava che 3 volte l'anno ogni ebreo deve scendere in Gerusalemme nella festa della Pasqua, nella festa della Pentecoste e nella festa del Sukkot o dei Tabernacoli. Queste 3 feste era obbligatorio andare a Gerusalemme tutti quanti. Anche noi abbiamo degli obblighi. Andare ogni giorno ai piedi del Signore, piegare le nostre ginocchia ogni giorno, frequentare la comunità. Abbiamo degli obblighi con il Signore, ma adesso non parliamo molto degli obblighi, parliamo di quello che vuole fare Gesù in ognuno di noi. Perché Gesù non va seguito tanto per costrizione, anche se ci sono precetti, ma quando Gesù entra nel tuo cuore ti innamori.
E quando ti innamori di una donna, si innamorerà di un uomo, viceversa, un uomo si innamorerà di una donna, ambedue si rincorreranno. Se c'è amore, ambedue si rincorreranno. Non si può dire io amo Gesù e poi non voglio avere niente a che fare con Gesù, con la sua parola, con il popolo che lui ha salvato. Salvato da cosa? Poi lo vedremo. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora è scritto che in Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una porta, c'erano tante porte a Gerusalemme. Si dice forse questa porta, dice Neemia 3, che si trovava nei pressi del Tempio. E Gesù ebbe a dire che io sono la porta dell'ovile. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma la porta è Cristo. Amen. E non si può andare al Padre se non per mezzo di Cristo. Amen. E Paolo disse: a me non mi interessa nulla fuorché Cristo ed esso crocifisso. Amen. Ed era un rabbino Paolo, e noi sappiamo come anticamente, ancora oggi, i rabbini hanno una sapienza che metterebbe in ginocchio a qualsiasi persona. Ma Paolo prese tutta questa sapienza e disse: non è per sapienza che io accederò alla vita eterna. Ben venga la conoscenza, lo studio, non siamo contrari a questo, all'università, anzi, se puoi andare all'università, devi andare all'università. Ma il Signore dice nella sua parola: non è la sapienza che salva di questo mondo, ma è il Cristo vivente che è venuto in questo mondo. Perché? Lo dico con parole umane, per presentarsi. E disse: ecco, io sono il Signore. Ho preso forma d'uomo come te, in maniera tale che non si possa dire che Dio è così lontano da essere irraggiungibile. Nel giorno del giudizio nessuno potrà incolpare Dio di essere stato irraggiungibile, perché Egli ci ha raggiunto con una forma come la nostra e ci ha abbracciati, ed è morto per noi ed è risorto per noi. Come dico sempre, io uso spesso questa espressione: conosci qualcuno che ha diviso il mondo in avanti Cristo e dopo Cristo? Alla stessa maniera la nostra vita viene divisa in prima di conoscere Cristo e dopo aver conosciuto Cristo, accettato Cristo, gustato Cristo, sentito Cristo. Cosa significa sentire Cristo? Dice Romani 5: giustificati dunque per pace, per fede abbiamo pace con Dio. La conoscenza di Cristo dà pace. Quello che il mondo non ha è la pace. La cerca, la vuole con i piaceri, alcuni con le pasticche, altri con cercando di essere qualcosa, cercano pace, cercano di trovare qualcosa che in verità l'unica cosa che può dare pace e certezza eterna, e tutti hanno bisogno di certezza eterna, forse adesso non ce l'hai il bisogno, ma arriverà il momento che il tuo cuore griderà il bisogno, la necessità di questa certezza eterna, che altro non è che vita in Cristo per sempre, e l'incertezza eterna è morte fuori da Cristo per l'eternità. Dio ci liberi, fratelli miei. E allora in questo posto, in questa porta, vi era una piscina, detta in ebreo Betesda. Bet significa casa, benedetto il nome del Signore, quindi Betesda significa casa di misericordia. E troviamo una similitudine: troviamo una porta che è Cristo, troviamo una piscina, quindi un contenitore. Nella piscina c'era dell'acqua, e l'acqua è la parola di Dio, perché sgorgeranno fiumi di acqua viva dal vostro cuore. L'acqua è anche lo Spirito Santo. Ma leggiamo che quest'acqua era intorbidita. Ogni verso ha una infinità di significati, perché la parola di Dio è infinita. Personalmente ci vedo in questo intorbimento dell'acqua che l'Antico Testamento meraviglioso, che ci è stato donato dal Signore, ancora oggi lo ascoltiamo e lo seguiamo, ma l'Antico Testamento senza il Nuovo Testamento è acqua intorbidita. Gesù è venuto a portare luce su tutta la legge, a parlare del sabato,
a parlare di tutti i comandamenti, a dire guardate che il sabato non è prendere un lettuccio come questo qui, che lo volevano quasi quasi, non è scritto ma è implicito, lapidare, perché portava un lettuccio il giorno del sabato. Il sabato è il riposo in Cristo. I comandamenti dell'Antico Testamento hanno tutti un valore spirituale, altri rimangono con il proprio valore materiale, tipo quello di bucarsi la pelle per tatuarsi e farsi immagine e somiglianza di quell'altro, ma altri no. E allora il Signore è venuto a gettare luce su tutto ciò che il Signore ha dato nell'antichità, perché queste cose erano occulte. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora c'erano anche cinque portici. Cinque significa grazia. È già. Perché quando il Signore vediamo che non opera, l'essere umano è chiamato a fare del bene, ad aiutare il proprio prossimo, a fare quello che può fare. Benedetto è il nome del Signore. E allora continua il passo e dice che tutti quanti erano lì ad aspettare il movimento dell'acqua. E quando l'acqua si muoveva, perché un angelo scendeva dal cielo e muoveva quest'acqua, allora significava che il primo che sarebbe entrato in quest'acqua sarebbe stato sanato. Ebbene, fratelli miei, l'acqua rappresenta la parola di Dio, l'acqua rappresenta anche lo Spirito Santo. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo in movimento dentro di noi, non serve a niente, fratelli miei. Noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Vedete, fratelli miei, forse possiamo dire che nell'Antico Testamento l'acqua era un po' mossa, ma nel Nuovo Testamento l'acqua è una tempesta, perché voi riceverete potenza. L'acqua non è più in movimento, ma l'acqua è una tempesta. Quando lo Spirito Santo scese sui 120, essi ricevettero una potenza tale da alzarsi da quelle sedie, perché erano seduti, da uscire fuori, così paurosi come erano prima di ricevere lo Spirito Santo, e di avere la forza, il valore di alzare la voce e di dire: Gesù è il Messia. Quello che il mondo non vuole sentire è proprio questo. Il mondo forse ama la propria religione, formata di molti dogmi, ma completamente aliena alle sacre scritture. Quanti cristiani denominazionali di tutte le denominazioni, che non hanno mai aperto la Bibbia, che non conoscono il Cristo, che non conoscono la Scrittura, che non hanno mai gustato le promesse della Scrittura, la pace dello Spirito Santo, la vita in Cristo, il sentirsi liberi e l'andare a dormire in pace. Quanti non dormono in pace? Io per una vita non sono riuscito a dormire finché il Signore non è entrato nel mio cuore. Ebbene, fratelli miei, a proposito di dormire, è scritto che un angelo scendeva, muoveva l'acqua, e allora ci sarebbe stato il miracolo. Non perché l'angelo avrebbe sanato, l'angelo non sana nessuno, l'angelo muoveva solo l'acqua, chi sana è Dio. Alleluia, Dio gli diceva all'angelo: muovi l'acqua, l'angelo muoveva l'acqua e Dio sanava. È come colui che impone le mani, come facevano gli antichi, e poi il malato veniva sanato. Sì, veniva sanato, ma non per la potenza della persona, per lo Spirito Santo. La persona è solo un mezzo che Dio usa come vuole. Dio può usare anche un empio. Quanti empi vengono usati? Questo è biblico, e continuano ad essere empi, ma è il Signore che ha la prerogativa di dare vita eterna, di sanare e di alzare i morti. E allora questo passo ci dice che ci sono gli angeli, e qui abbiamo un angelo di Dio. E allora, se ci sono gli angeli di Dio, la Scrittura ci dice che ci sono anche gli angeli di Satana. Ora, gli uni sono investiti dal Signore affinché possano aiutare la Chiesa, fare del bene alla Chiesa, mentre gli altri si sono allontanati da Dio e l'unico loro scopo è quello di fare del male a tutta l'umanità, ma in particolare ai figli di Dio. E vogliono innestare in particolare ai figli di Dio la sfiducia. Vogliono rubare, perché il diavolo è venuto per rubare e uccidere e distruggere. Vogliono rubare la fede, vogliono rubare la speranza,
vogliono innestare dentro il popolo di Dio false dottrine, vogliono innestare tutte quelle vie che non fanno parte del cristianesimo, vogliono colpire il tuo spirito, vogliono colpire anche il tuo corpo, questo vogliono fare. Molti non credono ai demoni, ma i demoni esistono, ci sono, basta che vedi il risultato, quello che fanno le opere, come va il mondo. Benedetto il nome del Signore. Non so se voi avete mai visto un indemoniato, una delle prime cose che fanno in determinati riti è le corna, come vogliono distruggere queste persone. Ma allo stesso tempo lo Spirito Santo è venuto per distruggere l'opera dell'avversario. E chiunque, anche se è indemoniato, e questo lo vediamo nella scrittura, anche se è indemoniato, ha la possibilità di alzare la propria mano al cielo e di dire: Gesù, liberami. Ci può essere anche Satana in persona dentro di te. Ti ricordi degli indemoniati di Gadarena? Con tutto ciò che non riuscivano a legarli, con delle catene che le rompevano, quando videro il Cristo, andarono dal Cristo e dissero: Signore, liberaci! E il Signore li liberò. Benedetto è il nome del Signore. Molte volte non ci rendiamo conto, ma siamo presi da situazioni, quali le carte, quali cose, il sesso deviato, la violenza. Non riusciamo a non essere liberi da queste cose, dai nostri attacchi di rabbia, dai nostri attacchi che devo per forza parlare male, agire male. Non riusciamo a capire che c'è qualcosa che ci governa. E dice la scrittura che uno è schiavo di ciò che lo governa, e Cristo è venuto a rompere queste catene, che sono catene spirituali, non sono catene fisiche che si vedono, anche se provocano un legame fisico, ma sono catene spirituali. E Dio c'è, Dio esiste. Il mondo non si è creato da solo, l'universo non si è creato da solo, niente è un caso. Tu non sei nato da nulla, sei nato da una donna, anzi da un uomo e da una donna, è partorito da una donna. Non è possibile che uno nasca dal nulla, niente nasce dal nulla. Dio ha creato tutto quello che c'è, Dio c'è, Dio vuole manifestarsi, vuole parlare a questo mondo, Dio sta parlando a questo mondo, ma la maggior parte delle persone non vogliono ascoltare Dio, ognuno ha le proprie scuse. Alcuni dicono: siamo stati delusi dal pastore, dal vescovo, dalla religione. Ok, se l'uomo ti ha deluso, vai a Cristo. Cristo, guarda Cristo, vai a Cristo, piega le tue ginocchia, chiedi al Signore nella tua cameretta, quando sei da solo, quando sei da sola, ma ci sei, vieni a me. Così io ho conosciuto Cristo. Io non andavo in chiesa, io sono entrato nella mia cameretta, ho acceso la radio, c'era una persona che predicava l'Evangelo. A un certo punto ho sentito la presenza di Dio nella mia. Io non sapevo cosa fosse la presenza di Dio. Credetemi, fratelli miei, l'esperienza è incredibile. Ho avuto, e poi da lì è nato tutto, ho sentito la voce di Dio, non vi dico quante volte, e il Signore sa che non mento, ho avuto anche due visioni di Dio. E tutte queste cose non le ho sperimentate perché sono bravo, ma tutti siamo chiamati a fare queste esperienze. Tutti, non è prerogativa di un uomo, ma tutta la Chiesa di Gesù Cristo, che ha creduto in Gesù Cristo, deve fare queste esperienze, perché il Signore lo ha detto nella sua parola, e la sua parola è sì, amen e verità, e quello che trovi scritto qui, puoi piegare le tue ginocchia e puoi dire al Signore: Padre, nel nome di Gesù Cristo, tu hai detto nella tua parola, ed io vengo a te a rivendicare per grazia e misericordia questa promessa che tu hai dato a me, o qual gran peccatore che sono, ma lavami con il tuo prezioso sangue. Questo è il cristianesimo, benedetto è il santo nome del Signore. E allora arriviamo al verso numero 6, e il Signore passa lì per caso. Gesù non passa mai per caso, ma noi diciamo Gesù passa per caso, è un linguaggio umano, e per caso, che non era per caso, ripeto, lo vide e conosce che era lì da 38 anni, e gli fa quello che io chiamo la domanda del milione. Vuoi essere sanato? Dopo 38 anni hai la possibilità di essere sanato?
nessuno si sognerebbe mai di dire no, sai che c'è, lasciami un altri 2 o 3 annetti, poi casomai ripassi, ok? Umanamente parlando funziona così, ma se c'è scritto c'è un significato e allora dobbiamo scavare. Il punto è questo: qui non è circoscritta tutta la storia ad una guarigione materiale, anche se vediamo che tutto inizia con una guarigione materiale, ma non è il fine, perché il fine sarà la guarigione spirituale. E allora notiamo che molti vogliono andare a Cristo per ricevere una guarigione materiale, e si fa bene andare a Cristo per una guarigione materiale, gloria a Dio, facciamo bene, ma poi quando si tratta delle guarigioni spirituali, signore mio, mo finché mi guarisci materialmente va benissimo, io voglio quello da te, ma poi la parte spirituale io sto bene così, sto bene senza di te, lasciami fare a me, lasciami vivere come io dico, come io voglio, voglio pensare come voglio, voglio parlare come voglio, voglio trattare il prossimo come dico io, voglio andare laddove dico io, non mi venite a parlare di niente. Non funziona così. Ma questo perché il peccato ci fa vedere che vivere in Cristo è pesante, fratelli miei. Io mi godevo la vita. Oh, vi dico come. Non avevo praticamente, ero libero di fare quello che volevo, andare dove volevo e non essere sottoposto a niente, a nessuno. Quando io ho conosciuto Cristo, ho capito quanto ero infelice e quanto si è felici in Cristo Gesù. Quanto quella pace che entra nel cuore è così tangibile, è così inspiegabile che non si può spiegare. Cosa significa provare la pace di Dio? È impossibile spiegarlo. E allora il Signore Gesù gli dice: vuoi essere guarito? E lui gli dice: Signore, sai che c'è? Che qua l'acqua si muove, io sono paralitico, non riesco a muovermi e non c'è nessuno che mi porti. Già. È proprio vero che in questo passo c'è tutto il cammino del cristiano. Non c'è nessuno che mi porti. Quante sono le persone in questo mondo che ti prendono con amore e ti portano a Cristo e ti portano ad ascoltare la parola di Dio? Piuttosto ti porteranno laddove si consuma alcol, droga, fornicazione, adulterio, ballare, cosare, dove si fanno tutte queste cose che non edificano la carne, ti porteranno dappertutto, ma non ti porteranno a Cristo. Sono pochi coloro che ti prendono e ti dicono: andiamo in chiesa, lascia stare queste cose, andiamo a sentire la parola della vita eterna, perché questo mondo è effimero, ma non è solo questo, perché quello che Dio ti dà è qualcosa di ineguagliabile e inspiegabile. La maggior parte delle persone non ti porteranno mai ai piedi del Signore. Questo è il senso. Signore, non c'è nessuno che mi porti. E allora, quando nessuno ha alzato la mano per portarti, è venuto Gesù a prenderti di persona e ti ha detto: vieni, vieni a me e io ti darò, ti disseterò, io sono la manna, con me non avrai più fame, benedetto il nome del Santo Signore, egli è la vita. E allora il Signore dà l'ordine e dice: prendi il tuo lettuccio, togli sto lettuccio e cammina. E fu guarito, iniziò a camminare, benedetto è il santo nome del Signore. E lì se l'è vista brutta. Noi siamo nella nostra epoca, siamo figli della nostra epoca. A Gerusalemme in quei giorni, se profanavi il sabato, ancora oggi se vai nel quartiere ebraico vestito in un certo modo, figuriamoci prima. Quindi camminare con il lettuccio di sabato era rischiare la vita. Ebbe fede, lo fece, tanta era la gioia, prese il suo lettuccio, cominciò a camminare, obbedì al Signore.
E subito fu fermato, perché quando vuoi fare la volontà di Dio avrai persecuzioni, avrai problemi, sarai deriso. Subito lo accerchiarono, non sappiamo se furono i farisei, i sadducei, il semplice popolo, fu accerchiato e gli dissero subito: che stai facendo tu con questo lettuccio qua? E lui disse: ah, io non so niente. Dice: a me è venuto uno e m'ha guarito. E dice: chi è questo? E che ne so? E allora, fratelli miei, il Signore opera anche in coloro che non lo conoscono. Guarisce persone dentro gli ospedali che non sanno chi è Gesù. Ma subito dopo costui andò nel Tempio, dove deve andare ognuno che ha conosciuto Cristo. Nel Tempio! E nel Tempio si presentò il Messia! E continuò l'opera di guarigione, perché la prima guarigione era fisica, materiale. Ascoltatemi bene, apro una parentesi, forse qualcuno si scandalizzerà. Il Dio vuole guarire, Dio guarisce, ma quello che Dio vuole guarire principalmente non è il corpo. Con questo non annulliamo le guarigioni del corpo, ma quello che Dio vuole guarire è lo spirito. Molte volte Dio non guarisce, permette le malattie. Leggi Paolo, quando tre volte pregò il Signore e il Signore gli disse: Paolo, rimani malato perché ti stai inorgogliendo e gli orgogliosi non erederanno la vita eterna, quindi io permetto. Tantissime altre volte ha guarito. Ognuno ha la sua opera, ognuno ha la sua medicina. Benedetto il nome del Signore. Ma o che ti guarisca, e se sei malato, dice la scrittura, prega che Dio ti guarisca. Ma se non ti guarisce, sappi che Dio principalmente vuole guarire il nostro spirito dall'oppressione del peccato, dall'oppressione del male, da noi stessi, dai nostri scatti d'ira, dalla nostra rabbia su tutti e su tutto il mondo, dal nostro odio, dal nostro far vendetta, dal nostro ego, dal nostro crederci essere qualcuno o qualcosa e nessuno e niente, siamo tutti peccatori. Il Signore ci vuole guarire e soprattutto ci vuole dare vita eterna. Benedetto il nome del Signore. E dobbiamo dimorare in Cristo, dobbiamo dimorare nel Tempio, dobbiamo frequentare la Chiesa. E infine termina tutto, e lo terminiamo qui, con l'ultimo verso, che dopo che quell'uomo, benedetto il nome del Signore, ebbe ricevuto l'ordine da parte del Signore, santo il nome del Santo Signore, quell'uomo andò e rapportò ai giudei che Gesù era quel che l'aveva sanato. Bene, il cristianesimo è diviso, alcuni dicono che si è ribellato al Signore, che poi andò a dirlo in giro, hai visto, è stato il Signore per farsi bello, altri dicono no, l'ha fatto in buona fede, e noi prendiamo tutte e due le situazioni. Quando il Signore ci ha guariti spiritualmente, non voltiamogli le spalle. Sono molti coloro che dopo aver gustato le benedizioni che vengono dal cielo hanno dato le spalle al Signore e sono tornati al vomito, sono tornati indietro, sono tornati verso la morte dopo aver conosciuto la vita. È molto pericoloso fare questo, perché Gesù è amore e ci offre l'amore, ma insieme all'amore c'è la giustizia e la giustizia implica un castigo. E allora il Signore avverte nella sua parola. Oppure magari no, l'ha fatto in buona fede, è andato in giro a dire semplicemente che Gesù l'aveva sanato, perché ha detto: ho conosciuto colui che mi ha sanato. E allora impariamo che non dobbiamo gettare le perle a tutti, perché è scritto che le perle non vanno gettate ai porci, cioè coloro che le calpestano, che le insultano, coloro che gli vai a predicare l'Evangelo e non ne vuole sapere niente, comincia a bestemmiare l'Iddio Altissimo, non è il suo tempo, dipartiti da lui. Intelligenza spirituale, delicatezza spirituale, dimorare nel Signore, essere ripieni di Spirito Santo per capire come muoversi in ogni situazione. Lo Spirito Santo è ragione, è raziocinio, è intendimento, è intelligenza. Lo Spirito Santo non annulla tutte queste cose, anzi le conferma. E in questa sera terminiamo con questa meditazione, in questa maniera, che c'è un'opera in corso ed è l'opera di salvezza, ed ognuno di noi gli viene
posta davanti questa porta che è la porta delle pecore, ovvero la porta è Cristo, ma c'è un'altra porta che è la porta dell'inferno. Oggi ti deridi e non credi all'inferno, ma se un giorno qualcuno entrerà nell'inferno diventerà credente, perché nell'inferno tutti credono, ma è troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza, non è per mettere paura, ma neanche per illudere. E dobbiamo essere contenti che ci troviamo in un posto dove si predica la verità, che è Cristo e non una religione, e dove ancora oggi il Cristo passeggia affinché possiamo adorarlo, ringraziarlo per sempre. E con questo terminiamo e vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Io vi invito ad alzarvi in piedi, fratelli miei, a venire qui davanti mentre la sorella Paola ci guiderà nella preghiera e nell'adorazione, e insieme possiamo lodare il Signore a voce alta, lodarlo ringraziando, alzando pure le mani per lodare l'Altissimo. Amen. Santo è Yeshua. Alleluia. Gesù Cristo è il Signore. Quanto lo credi in questa noche? A su nombre. A un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que te dañe tu vida espiritual, pensamientos negativos a tu vida pueden llegar, solo la palabra de mi Dios y tu vida cambiará. ¡Dígalo! Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. A un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que te dañe tu vida espiritual, pensamientos negativos a tu vida pueden llegar, solo la palabra de mi Dios y tu vida cambiará. ¡Dígalo! Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya. Fuera la enfermedad, fuera las malas finanzas. A ver cuánto pueden cantar ahora. A un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que te daña tu vida espiritual, pensamientos negativos a tu vida pueden llegar, son las palabras de mi Dios y tu vida cambiará. ¡Dios! Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Una vez más. A un lado la enfermedad, a un lado las malas finanzas, a un lado lo que te dañe tu vida espiritual, pensamientos negativos a tu vida pueden llegar, solo la palabra de mi Dios y tu vida cambiará. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Con más fuerza ahora. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Dígalo. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Con el corazón. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Está aquí en esta noche. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. ¡Jesucristo es el Señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Él es el Señor! ¡A su nombre!